Guardate che è un cambio di 360 gradi, è un qualcosa di culturalmente molto importante. Questo fa seguito alla dimostrazione, anch'essa però criticata, dobbiamo dirlo, da parte di Anversa, un ricercatore italiano, che nel cuore vi sono dei cluster di cellule staminali endogene. Questi cluster si possono vedere e isolare molto bene, queste staminali endogene si possono anche amplificare in laboratorio e quando testate sembrerebbero anche in grado in qualche modo di contrarsi e quindi di produrre dei miociti. E nel 2011 il primo trial, il trial Scipio, fatto con cellule staminali endogene ci regala dei risultati positivi. Il grande cambiamento è che si passa dall'esogeno all'endogeno. Questo segue i risultati di Anversa. Scipio è condotto da un italiano che lavora negli Stati Uniti, anch'egli, Roberto Bolli, entrambi personalità molto volitive, questo mi preoccupa, ma ci torniamo dopo, e c'è anche questo understanding che esiste un qualcosa di paracrino. Come si svolge lo studio Scipio? Sono io che faccio? No. Non lo faccio. Finisco, due minuti ho finito. Durante il bypass aorto coronarico prendono un appendice dell'atrio destro, isolano queste staminali endogene, le riniettano dopo 113 giorni, lo fanno anche in modo molto sofisticato in accordo con l'entità dell'area necrotica e i risultati sono molto buoni. Aumenta la frazione di iniezione a 4 mesi e anche a 12 mesi e questo è l'aumento totale di frazione di iniezione. Lo studio Cadeceus usa una tecnica diversa ma il concetto è molto semplice, biopsie miocardiche, si fanno delle cardiosfere, si riniettano e si va a studiare la zona infartuata, la quantità di scar che è nettamente ridotta in rosso, il miocardio vitale che è aumentato, molto bene, siamo tutti contenti, però la funzione cardiaca non migliora. E quindi un'altra volta un però nel corso di queste ricerche. Perché? Ma perché la medicina non è magia, signori. Per fare un farmaco necessitano anni di ricerca, con regole molto ben codificate e investimenti miliardari. Per le staminali, io credo che l'assenza di regole abbia promosso ricerche molto individuali e molto spesso molto affrettate. Ma ciò che mi stupisce è che l'industria seria ed etica, non quella che vi ho fatto venire prima, non si è interessata. Dobbiamo chiederci perché. Perché è complesso produrle? Credo proprio di no. Perché ci sono delle difficoltà brevettuali? Si potrebbero superare. Forse, ahimè, perché non ci credono. E questi signori sanno dove bisogna investire in ricerche. Quindi qualcosa si muove? Forse. E io faccio sempre vedere questa diapositiva per le staminali. Credo che loro concordino con me che queste due linee sono parallele e identiche. Ma attenzione, se le mettiamo in una prospettiva, c'è l'illusione che la linea superiore sia più grande di quella che sta sotto. Non è vero, sono sempre quelle. E noi siamo stati messi in questa illusione che le staminali potessero risolvere tutti i nostri problemi. E quindi in conclusione, io credo che le staminali in cardiologia siano la sfida più importante degli ultimi anni. Non c'è ombra di dubbio. Purtroppo, ahimè, l'assenza di regole ha prodotto uno sviluppo scientifico al meglio definirlo disordinato. Io credo che società scientifiche e civili, autorità sanitarie, governi debbano in fretta governare e questo va bene non solo per le staminali, credo che oggi tutti voi ne possiate essere d'accordo, ma si devono governare le ricerche per non distruggere questa importante opportunità. Grazie.